E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Meno male che mi avete ricordato su Twitter che c'era la live, altrimenti probabilmente mi dimenticavo. No, scherzo. Eccoci qua. Allora, che dire? Siamo tutti belli carichi perché c'è Bitcoin che sembra in fase di accumulazione, le altcoin si stanno un attimino sgonfiando, ma senza perdere la struttura rialzista, quindi vediamo. Sono curioso, ecco, di vedere come si risolverà questa situazione. Che molti ho visto reputano estremamente bullish. Io non lo so, sono ancora, come sapete, un po' incerto sul potenziale esito di questa situazione, perché la cosa certa, l'unica cosa certa, è che stiamo facendo una nuova area, stiamo disegnando una nuova area di riferimento sul prezzo, che è questa qui, il solito range 44, sì, 44-50 mila, e la differenza rispetto alle ultime volte è che stiamo rimanendo per sempre più tempo qua dentro, e il discorso del range è sempre quello che più dura e più diventa rilevante. Quindi, in sostanza, come vi avevo condiviso anche nell'analisi di poco fa su Telegram, il fatto che ci rimaniamo, siamo dentro da 40 giorni adesso in questo range, fa capire come stia diventando o una zona di accumulazione oppure un top locale abbastanza forte. Questi sono i due potenziali esiti. Top locale abbastanza forte, immaginatevi se andiamo di nuovo a scendere qua giù, che andiamo a costruire comunque un'altra area di top e diventa un lower high ufficiale, rafforzato della sua durata. Al contrario, immaginatevi se andiamo ad attaccare di nuovi massimi, questa appunto diventa un'area di accumulazione. A prescindere quindi dall'esito, diventerà un livello di prezzo importante da tenere valutato anche nelle analisi future come riferimento di fatto. Infatti, se fate caso anche alla distribuzione dei volumi, è secondo soltanto alla zona di attuale bottom. Quindi occhio all'esito da questo range, perché sarà quello che con buona probabilità definirà il ciclo successivo. Al di là dell'analisi dei grafici, che poi, come vi ho detto, vede le altcoin in una fase di prosciugamento. E infatti all'inizio pensavo fosse un bug di TradingView, ho chiesto al support, ho detto: ma perché è tutto rosso il mio TradingView? L'ho scritto anche su Twitter, solo che mi hanno detto: no, guarda, non è un bug, è il mercato che oggi è una sola. No, e scherzi a parte, protagonisti assoluti di questo periodo, Solana col suo ritracciamento molto marcato, causato in parte sicuramente dall'estensione. Ciò che estende, lo sapete, non ve lo devo ricordare ogni volta, ciò che estende prima o poi corregge senza eccezioni. Non esiste neanche Bitcoin, ok, che è la coin più ovviamente di valore nel mondo cripto. Anche lei, quando estende, alla fine corregge. Solana ha esteso in una maniera atroce, pazzesca, totalmente parabolica, papam, vedete, e ha corretto anche sull'onda, no, dei problemi tecnici che ha avuto, che hanno fatto un po' da pretesto appunto per far scattare questa correzione, che a prescindere dai problemi o non problemi, era un qualcosa di assolutamente dovuto e che prima o poi sarebbe arrivato, ce lo aspettavamo, o almeno spero, perché se qualcuno non si aspettava una correzione dopo una salita così parabolica, mi sa che c'è un attimino da rivedere i propri approcci, ecco, con i mercati. Comunque, al momento è all'assalto, al test del primo livello di supporto, questa zona qua tra i 28 e i 30.000 satoshi. Che con buona probabilità, adesso vedo che sta generando un po' di domanda, ma dubito che ne genererà sufficienza per fare già nuovi massimi. Quindi io mi aspetto adesso una fase di ritracciamento un po' più prolungata, cioè non penso finirà a breve e rimbalzeremo, pam, sparati verso nuovi massimi. Io mi aspetto che o rimbalziamo, ma andiamo a fare un lower high e poi andiamo a correggere ancora un po'. Motivo, ripeto, l'estensione parabolica, un'estensione del genere. Io mi aspetto che preveda una correzione molto marcata, oppure, che dire, magari facciamo un micro rimbalzo, neanche ad andare a fare un costrutto accumulativo per poi andare a correggere ulteriormente, un micro rimbalzo e andiamo di nuovo a correggere più in profondità. A prescindere, non mi sembra molto appetibile come struttura di mercato per il momento, anche se è vero, potreste dirmi che fin tanto che il primo supporto non viene perso in maniera
più convinta, la struttura teoricamente potrebbe essere ancora lì. Vediamo, io non sono molto bullish sul breve, sul lungo termine non cambia nulla, il mio approccio è quello del pack continua, insomma, ma sono mie visioni, chiaramente non voglio in nessun modo convincere nessuno né imporre. Sul breve, ripeto, questo è con buona probabilità un top locale dal quale ci andremo a sgonfiare e andremo poi a ricostruire un attimo di struttura nel tempo. Comunque questo ci tenevo a dirlo perché le vostre domande ultimamente si sono concentrate molto proprio sul grafico di Solana. Poi le altre altcoin, anche on demand, se avete qualche richiesta specifica, le andiamo a vedere alla fine del video. Per il momento io andrei a condividere con voi qualche notizia e poi a rispondere alle vostre domande. Quindi mi raccomando, fate tante domande perché tra poco vi leggo e la mia parte preferita è proprio il leggere le vostre domande. Io sto ancora recuperando le notizie, scusate, aspettate, che ce ne avevo ancora un paio, ma come al solito oggi ero abbastanza all'ultimo secondo e non ho nemmeno fatto in tempo. Ok, Apollo DAO, di questo ne parliamo. Non avevo neanche fatto in tempo a tirarle fuori, insomma, metterle nelle tabs come di consueto. Allora, iniziamo subito proprio con Apollo DAO, che ovviamente non ho neanche quella, niente, pensavo di avercela già aperta. Apollo DAO è un evento di farming attualmente in corso sulla blockchain Terra. Aspettate, guardate, facciamo così, Apollo DAO, tac. In sostanza, quello che sta accadendo è la distribuzione, la vendita iniziale del token Apollo, che è il token di, appunto, Apollo DAO. Sarà il token di governance di questa piattaforma e inizialmente era prevista una vendita di 3 milioni di token Apollo. Come funziona la vendita? Si farma sui vault di Apollo DAO, che è un autocompounder su terra, un classico autocompounder su terra. Anziché ricevere la ricompensa in beh, la fase 1, questo, anziché ricevere la ricompensa in token LP del pool in cui si farma, si riceveva in Apollo. Nella fase 2, che c'è un'estensione in particolare, allora adesso vi vado a prendere tutto l'articolo, eccolo qua, in realtà è qui. La fase 2 era carina anche la grafica, vabbè. La fase 2 è un'estensione di questo periodo, oltre ai primi 3 milioni di Apollo ce ne saranno altri 6 milioni, vedete, tac. E la differenza, un'altra differenza importante per farla durare di più da un punto di vista temporale, è che il farming avverrà al 10%. Quindi, se prima avevamo una distribuzione totale, cioè tutto il farmato andava su Apollo, adesso il 90% rimane sull'LP e il 10% va in Apollo, quindi si farmano entrambi i token. Per farmare è sufficiente partecipare a un qualsiasi vault su Apollo DAO e basta, si farma in parte l'LP, ripeto, e in parte Apollo. È un autocompounder che si appoggia a Mirror, Anchor e Pylon, le piattaforme sulla blockchain Terra, piattaforme DeFi sulla blockchain Terra. Quindi questo lo chiudiamo per il momento. Poi notizia così lampo volante, i clienti UK di PayPal da oggi, PayPal, PayPal, non so come si pronuncia, non fulminatemi, da oggi possono acquistare e vendere Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, vabbè, e Litecoin, così possono andare a fare la spesa da Walmart. No, sto scherzando, ovviamente, direttamente dall'app di PayPal. Questa era una cosa che già sapevamo che stava arrivando, avevano annunciata tanto tempo fa, però da oggi è tac, official, quindi è operativo. Sono curioso di vedere tra l'altro quali saranno i volumi, credo che sarà una caratteristica che seguirò con interesse perché fa anche un po' capire l'attività retail, insomma PayPal è retail per eccellenza, un collettore di utenza retail per eccellenza. Poi giriamo la pagina e passiamo da PayPal a Binance, il nostro exchange numero 1, che sta abbandonando il suo concetto di HQ decentralizzato perché ai regolatori non piace molto. In effetti ci sta. Cioè, ascolta CZ, ma dov'è che è la vostra sede? Decentralizzati, scusa, cripto, blockchain, decentralizzato. Bello, molto bello come messaggio, ma in realtà poi quando è ora di andare a identificare, no, dove si trova per vari motivi, è chiaro che insomma,
può fare molto comodo da una parte, meno comodo dall'altra, ma non poteva durare questa situazione, perché comunque un'azienda come Binance, che fa utili multimiliardari, muove centinaia di miliardi di dollari al giorno, insomma, qualche sede da qualche parte ce la deve pure avere, in modo che i regolatori sappiano quello che fa più o meno, e quindi vuole muoversi in questa direzione, vuole seguire le normative, vuole applicarsi per ottenere le licenze in tutti gli stati in cui c'è una regolamentazione chiara, aprirà delle sedi locali, insomma Binance si sta mettendo a posto e vuole diventare perfettamente compliante. Abbiamo visto che ha anche preso dei provvedimenti, la limitazione dei future, la riduzione della leva, l'introduzione di KYC obbligatorio, sono tutte cose che sono indispensabili, no, per le normative attuali dell'antiriciclaggio e comunque del poter portare avanti un business di questo tipo con i loro numeri. A proposito di Binance, segnatevi mercoledì alle ore 12, vi sarà arrivata anche la notifica. Se qualcuno di voi si è chiesto: ma che è sta notifica? Che è una notifica che parlava di me su Binance. Il motivo è proprio che mercoledì alle ore 12 ci sarà un concorso, diciamo, è una chiacchierata sul canale Telegram degli amici di Binance Italia, non è la prima che facciamo, è sempre un piacere, e ci sarà anche un piccolo concorso appunto organizzato da Binance, quindi ci sarà un sondaggio, qualcosa di interattivo, e chi partecipa può vincere quei fantastici gadget che avete sempre sognato, o forse no, vabbè, fa lo stesso, non i Bull Glasses, ma il cappellino di Binance, la felpa e così via, così potrete andare a divulgare il verbo anche voi in giro con la fantastica felpa di Binance. Vi aspetto comunque, a prescindere da tutto, gratuito su Telegram, una chiacchierata, parleremo di analisi fondamentale mercoledì alle ore 12. Mi raccomando, sul pezzissimo. Poi, che altro abbiamo? Questo mi ha fatto veramente morire. Vi chiedo che cosa vi fa venire in mente questo nome. In realtà, questa è un'altra piattaforma. Non so se state seguendo la Kronos Chain. Io la sto seguendo perché secondo me se ne parla molto poco e non capisco perché. Io credo che quando uscirà la Kronos Chain, che è la chain di Crypto.com, che è compatibile con gli smart contract Ethereum in sostanza, e sta già buttando fuori, ancora prima di uscire, un sacco di partnership, piattaforme già pronte, e quindi io credo che avrà un ecosistema DeFi veramente, veramente interessante. Non vedo l'ora di farmarci. La data di uscita è tra un mesetto ormai, e nonostante manchi un mese, quasi ogni giorno ci sono nuove piattaforme rivelate, nuove partnership, nuove cose. E l'ultima è questa Tectonic, fantastico, che è un money market, quindi piattaforma lend borrow, classica, una specie di Aave per capirci, no? Di quella categoria lì, che è un po' la base, il pilastro di tutto un ecosistema DeFi. Sono curiosissimo di giocare un po' con queste chain, e quindi niente, io vi aggiorno sulle novità anche in questi termini, perché credo che all'inizio sarà proprio il periodo in cui ci sono i massimi, come dire, le massime opportunità. Di solito è così, ci saranno dei begli incentivi, anche magari in cross, speriamo, speriamo. Vediamo un po' come sarà. Poi, a proposito di DeFi incentivi, allora, non so se state, no, non è Polygon, è Arbitrum, non so se state farmando in questo periodo, ma credo che tra i migliori pool ci siano quelli di Curve su Arbitrum. Ve l'ho detto che uscivano le reward in CRV, che le dovevano ancora votare, e sono uscite, guardatele. Allora, Tricrypto abbiamo un 19% più 2, 21. Il 2 pool, niente di particolarmente entusiasmante, un 15% in CRV. VBTC e RMBTC invece bene, 18,3 in CRV su un pool su BTC senza impermanent loss, quindi questo è assolutamente valido. Al momento è uno dei migliori pool sui quali mettere a rendita BTC, anche perché non so se avete visto, ma i nostri Saber e Sunny, da bravi aggregatori che seguono moltissimo i trend in maniera esponenziale, aggregatori e pool di liquidità, quando si spegne un po', no, il mercato bullish sulla chain in questione, gli APY si contraggono. E se è vero che su Saber ci sono comunque alcuni APY ancora di tutto rispetto, su Sunny un po' meno, perché comunque il token Sunny è dumpato in maniera abbastanza importante, è quello che accade sempre, no? Fin tanto che una chain
è bullish in generale col suo ecosistema, la DeFi che c'è sopra dà i APY altissimi, no? I token, dopo che sale, aumenta Solana. Chi vuole speculare, no, intorno a Solana, come ragiona? Dice, ah bene, Solana cosa c'è dentro? Radium, Sunny, Saber, andiamo a comprare quei token lì che pomperanno anche loro, e di solito lo fanno, no? È una cosa che si autoalimenta, poi pompano bene, tutto bene, gli APY salgono, attirano liquidità e quant'altro. A un certo punto cosa succede? Inevitabilmente questo arriva a un punto di rottura, perché non si può estendere all'infinito un loop feedback positivo di questo genere, e quindi arriviamo al punto di rottura, iniziano a contrarsi gli APY, cioè scusate, la prima cosa che accade è un dump di massa dei token, perché prima o poi o la gente prende profitto, o magari, come è accaduto, Solana ha un problema, c'è un piccolo inconveniente che fa un po' inciampare l'ecosistema, dumpano i token, calano gli APY, migra la liquidità e si genera un loop a feedback positivo nella direzione opposta. E quindi, ripeto, gli APY si contraggono e ci si trova a begoldare, magari se si ha acquistato i token Sunny, si trova a begoldarli, cosa che non è mai piacevole. Questo è il motivo per cui io tendenzialmente faccio sempre farm and dump per evitare di espormi a token eccessivamente speculativi, ok? Questo è un po' il solito discorso. Comunque ci sono sempre alcuni pool interessanti, a prescindere da tutto, e anche abbastanza competitivi, perché ormai l'abbiamo capito, no? Lo standard, diciamo, se qualcuno vuole farmare, vuole utilizzare la DeFi, abbiamo vari livelli. Abbiamo un livello ormai basso rischio, io lo definisco, che è Terra, il nostro anchor, cioè credo che sia veramente, è diventato il nuovo standard per quanto mi riguarda, per le stablecoin, il suo 19,5% a rischio veramente contenutissimo, perché credo che sia ormai, ripeto, un golden standard per la DeFi, e quello io vado a rifugiarmi lì quando non so cosa fare, quindi si può mettere Ethereum a rendita, Ethereum, BET, collateralizzo, Anchor, eccetera, li abbiamo visti, no? Abbiamo fatto i video dedicati. Se si è esposti a Luna si può mettere i Luna di nuovo collateralizzati su Anchor, prendo in prestito UST, faccio cose con UST, e quindi quello, ripeto, è il mio golden standard. Poi per il resto ci sono vari pool, tipo per Bitcoin adesso c'è quello lì di Curve che è veramente ottimo, c'è sempre anche comunque su Saber, vedete, abbiamo BTC, RMBTC, poi c'è quello con PBTC, eccolo qua, sempre ottimo anche lui, 25%. La questione è sempre un po' di diversificare. Su Saber sono più volatili gli APY, soprattutto in questo periodo storico in cui Solana comunque potrebbe andare incontro a qualche tempo di ritracciamento e con esso tutti i suoi token. Bisogna sempre ragionare, no? Per il momento io reputo comunque che le migliori opportunità saranno su Arbitrum, adesso quando arriverà anche tutto il resto. Adesso mi sto mettendo ad approfondire per bene anche Avalanche, perché anche lì sta arrivando un sacco di roba. Su Phantom non c'è ancora tanta ciccia, c'è molta hype ma poca ciccia. La prossima settimana parliamo di Algorand, anche se anche lì ci sarà da aspettare ancora un po' di tempo, ma intanto impariamo a conoscerla. E per adesso, ripeto, Avalanche, anche se ci devo ancora entrare bene, l'ho studiata ma ci devo ancora entrare bene, comunque Avalanche, Arbitrum, Solana è sempre interessante perché vedete voi stessi gli APY con i vostri occhi, e poi Terra è il nostro golden standard, nonché porto sicuro, diciamo così, per un APY del 20%, che porco cane, cioè io fossi una banca, una telefonatina al signor Terra la farei per iniziare a implementare un prodotto di questo tipo, che farei fallire tutta la concorrenza. Poi dunque, che altro ci dobbiamo dire di interessante? PancakeSwap lo reputi ancora una buona scelta? Assolutamente, ragazzi, PancakeSwap è ottimo, è veramente un'ottima piattaforma, l'è sempre stata. Gli APY non sono stellari come una volta, no? Come nei tempi d'oro della Binance Smart Chain, però, ripeto, è sempre una gran bella piattaforma. Andiamo a vedere un attimo che cosa offre di bello in questo periodo. Beh, CakeBNB è sempre un po' il pool con la P maiuscola. Poi, vabbè, ci sono i pool un po' esotici con qualche shitcoin che magari offre degli APR un po' più alti, però
Non lo so, a maggiori APR ci sono rischi maggiori, c'è poco da fare. Io di solito come cartina tornasole utilizzo i pool di stablecoin per vedere come sono messi, BUSD, USDT, USDC, eccetera, vediamo se ne trovo uno. Ah guarda, UST c'è anche, Terra, 12,67, niente male, tra l'altro, e in cake, pagato in cake, vedete USDC BUSD 7%, USDT BUSD 7%, quindi questa è un po' la cartina tornasole per capire. Giusto per, nei tempi d'oro erano il 40% quei pulli, mamma mia, bei mesi, gennaio-febbraio, mamma mia, quanta roba. E poi ci sono sempre i pool che per chi holda cake, chiaramente come... L'autocake non ce n'è, c'è poco da fare perché ti dà una rendita veramente valida e con poca concorrenza. Certo, si è esposti a cake, quindi c'è sempre da farsi quella domanda lì. Adesso non ho il wallet connesso, quindi non mi carica neanche gli APR, vediamo se lo connetto, se lo fa. Switch network, benissimo, ero su Ethereum, vai, 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 caricali, fai il bravo, ti do anche una refreshata. Ultimamente io riscontro una lentezza, non so se è colpa mia o colpa loro, ma le varie piattaforme, non so se ieri avete visto il tutorial di MetaMask, per andare a caricare il mio balance su, appunto, su PancakeSwap 25 secondi. Vabbè, ecco, 83% di APY, niente male. Bene, quindi detto questo, andiamo a fare due paroline sull'analisi on-chain che vi ho promesso. Che è diventato un po' un appuntamento fisso perché piace a molti di voi. Ethereum, oggi parliamo un po' di Ethereum, no? L'ultima volta abbiamo parlato di Bitcoin, oggi parliamo di Ethereum. Ethereum che ha visto un outflow abbastanza importante dagli exchange, guardate, 363.000 Ether usciti dagli exchange il giorno 15, che equivalgono in dollaroni a 1,24 miliardi di dollari, quindi c'è stata una fuoriuscita da record. Andiamo a vedere se nel 2021 c'è già stato un movimento del genere. Direi di no. Abbiamo 1,13 qua, e poi anche nel 2020, vedete, non, cioè è un record, forse è il record assoluto. Guardando qua sotto mi sembra proprio il record assoluto. E che dire, le ultime volte che sono usciti così tanti Ether dagli exchange non è andata proprio malissimo, quindi chi lo sa se accadrà la medesima cosa anche oggi. Vediamo se è colpa di qualche exchange in particolare. Allora, rimaniamo sull'ultimo periodo, vediamo Binance soprattutto. Tutto da Binance, boh, abbiamo capito di chi è la colpa. No, anche da Bitstamp. No, Bitstamp no, non è vero, 129 milioni. Direi che è colpa di Binance, perché a Binance abbiamo un meno 1,26 miliardi. Quindi via, fuga di massa di Ether da Binance. Vediamo un po' che succederà nel prossimo immediato futuro. Poi, dunque, ecco, riguardo invece le analisi, no, degli holder, di chi interagisce con Ethereum, mi piace sempre molto guardare la distribuzione mensile di quanti holdano da più di un anno, da 1 a 12 mesi o da meno di un mese. Quindi sono un po' gli speculatori, quelli che interagiscono a breve termine, quelli che fanno swing trading, quali chiama cruisers, quelli che saltano su, stanno lì un po' e poi scendono, e poi ci sono gli hodler più di un anno. Quest'app è Into the Block, la conoscete già di sicuro, il link è in descrizione se vi piace. E guardate, la distribuzione degli holder è praticamente costantemente in crescita da un anno, ma anche prima era così. Mentre, vabbè, i trader sono sempre un po' sì, un po' no. Adesso agosto e settembre ha visto un aumento anche dell'interesse da parte loro verso Ethereum, probabilmente perché, guardate un po', c'è volatilità e c'è un avvicinamento ai massimi, quindi siamo in un periodo abbastanza caldo, per Ethereum. Potrebbe fare un all time high a breve, se così fosse, direi che attirerà molto l'attenzione. Ethereum Bitcoin, anche lui, guardate, ci continua a regalare dei retest su questa area che per gli speculatori di breve può essere un entry con primo target qua su, oppure si può ragionare anche di una posizione sul lungo periodo.
sempre basata sul retest di questo livello, no? L'ipotesi di partenza è quella, ma a prescindere da tutto direi che Ethereum è molto molto bullish sia contro Bitcoin, guardate, mega uptrend, consolidamento e poi breakout, adesso vediamo se di nuovo va a ripetere il pattern, contro i dollari, che dire, ha già cozzato quasi contro i massimi storici, ha ritracciato di nuovo, ma ha ripreso un po' questo trend, no? Vedete, l'aveva perso, ma al momento, tac, sembra averlo ripreso. Stiamo a vedere come finirà l'approccio contro i massimi, se vincerà oppure verrà inesorabilmente, pam, spazzato via. Amici miei, adesso tocca a voi. Tocca proprio a voi. Vediamo che cosa avete di bello da chiedere. Allora, credo sia dovuto alle ultime news legate alle tassazioni. Che cosa? Almeno in Italia la finanza sta pressando gli exchange per farsi comunicare le transazioni degli utenti. Stanno passando tutto sugli hardware wallet. Dici? Potrebbe essere? Non lo escludo, però alla fine, guarda, io vi do un consiglio spassionato. Voi agite come se prima o poi, immaginatevi che prima o poi, perché secondo me accadrà, il fisco, la finanza, l'agenzia delle entrate, chiunque volete, conoscerà tutti i movimenti dagli exchange, ok? Quindi io credo che prima o poi richiederanno i dati, se non è oggi, magari è tra un anno, tra sei mesi, però... Ecco, evitate di fare cose di cui vi potreste pentire. Questo è un mio consiglio personale, che è un consiglio d'amico, ecco. Avete l'utopia di non essere scoperti. Esatto, sono completamente d'accordo. Io non farei cavolate se fossi in voi in generale, ma non per fare l'allarmista o il... quello che dice sottomettetevi o quello che è, però ecco, bisogna fare le cose insomma giuste, nel senso, per non pentirsene dopo. Poi facciamo le porcate e poi si scappa in Messico, anzi tutti a Dubai insieme a tutti gli scammer, andiamo tutti a Dubai. Poi c'è un tuo corso simile a quello sul trading per conoscere la DeFi per principianti. Guarda, avevo fatto una puntata sola, te lo faccio anche vedere. Allora, God of War Ragnarok che sempre mi attira l'attenzione, ma per adesso lo lascio lì. E allora, DeFi, qui c'è la playlist sulla DeFi, ti consiglio, se vuoi partire, con questo qui. Allora, DeFi consapevole, l'ho chiamato proprio per ricordare, ecco, no... non era questo, questa è la CeFi, questo qua, su anche la stessa maglietta, vedete, coincidenza, e ti copio l'URL che così, papam, te lo puoi vedere, così, bene, eccolo, lì confronto un po' le varie DeFi e così via, e è una cosa introduttiva, ecco. Poi vediamo cos'altro abbiamo di bello. Che ne pensi della IDO di Starterra? Ce ne puoi parlare nel dettaglio? Hanno fatto un flop clamoroso. Volevo addirittura dedicarci un video, quantomeno un post dettagliato. Lo farò di sicuro. E infatti è stata delistata da alcuni protocolli proprio perché... hanno fatto un po' di cavolate, ecco, ne parleremo in maniera approfondita, perché così vi lascio anche tutti i link, tutte le fonti e quant'altro. Luca, da marzo che farmo su Autofarm, come la valuti questa piattaforma? Per adesso tutto bene, non ho mai avuto problemi. Allora, Autofarm, ti dico, ha fatto un po' di porcate in passato, ci sono stati un paio di exploit, se non ricordo male, e io ho sempre preferito Bifi Finance. Però ti dico, facendo attenzione ai pool che si sceglie, c'è di peggio. Se non ricordo male, con Venus era successo che non aveva aggiornato le fee, cioè non aveva aggiornato i pool di Venus quando avevano introdotto una fee, era successo un casino. E da lì ho detto, beh, è un po' troppo superficiale, non mi piace. Io ho preferenze altrove, ecco, Autofarm non è la mia preferita, sincero. Vale la pena fare la carta rossa di Crypto.com? Guarda, io sono di parte perché è la mia preferita, la carta di Crypto.com, e la uso ormai da non so neanche più quanto, ho perso il conto, ho la verde e è la migliore, secondo me è la migliore, quindi io ti dico, per esperienza personale sì, se anche voi volete condividere la vostra, io sono di questa opinione. Poi, pensi che
PBX, che cos'è PBX? Possa superare il picco avuto nella prima giornata su KuCoin prima o poi? Non lo so, non conosco il progetto. Sapete che io sulle altcoin, soprattutto le nuove, non sono molto ferrato. Niente, un anno che ti seguo mai risposto. Oggi è la tua giornata. Ci riprovo, mi guarderesti DPR? Dai, andiamo a vedere DPR. Non so che cosa sia, DPR, vediamo tutto. È questo? Che cos'è? DPR. Mi devi spiegare che cos'è, perché altrimenti io non ho idea. DPR o non credo che c'entri. E ragazzi, qua con queste altcoin io sono la persona sbagliata. Ma MBTC su Terra e un VBTC su Terra? E non l'hanno ancora portato BTC su Terra. Ci sono le stable. Io con la CRO mi trovo da Dio. Esatto, anch'io. Ciao Luca, come fai? Analisi volumetrica. Dunque, io in realtà non impazzisco dietro i volumi. Cioè, ci do uno sguardo abbastanza superficiale, soprattutto andando a vedere dov'è, non c'è più neanche, qui avevo anche il grafico spot BTC USDT. A volte guardo il confronto tra il volume spot e il volume sui derivati, perché il volume spot, se ci, tipo qua in passato, vedete, vi ricordate l'analisi che avevamo fatto qui, c'erano picchi di volume in corrispondenza con questi spike qua sotto, queste pesche di liquidità, e quindi mi faceva pensare, no, a un che spot, quindi molti hanno comprato lì, significa molti sono capitolati, molti hanno comprato, e quindi era un'accumulazione, proprio la classica grattata di liquidità. Però al di là di questo, sui volumi, vabbè, le zone di volume sono importanti, ma alla fine le si vede abbastanza anche sul grafico, perché dove ci sono più volumi di solito ci sono range più duraturi, quindi non dico che è ridondante, ma aggiunge poco, ecco, io non ci impazzirei più di tanto dietro all'analisi dei volumi. Poi, dunque, finalmente puoi comprare Solana non in all time high, esatto, era ora, guarda, ma aspettavo questo momento da tempo, sono abbastanza contento. Dunque, per quanto riguarda i prelievi da crypto.com ad Arbitrum, ci si riferisce all'exchange o anche all'app? Basta prelevare sulla chain Arbitrum di MetaMask o bisogna fare altro? Se non erro, solo dall'app di crypto.com e solo alcune coin, attenzione, controlla bene, perché aspetta che te lo trovo, facciamo così, facciamo crypto.com spazio Arbitrum, eccolo. Allora, abbiamo Uni, Link, Sushi e VBTC per il momento, ok? Trasferibili su Arbitrum. Il che vuol dire che Ethereum, ad esempio, è fuori, se non erro, per il momento, no? Quindi se volete pagare il gas, dovete comunque usare il bridge, l'Arbitrum bridge. Un'altra applicazione stracomoda, ad esempio, per andare a farmare sul pool, ripeto, di Curve, VBTC e RenBTC, che è quello che a me è interessato di più in questo periodo, c'è RenBridge. Ok, tac, RenBridge, e qua super semplice, send BTC destination Arbitrum, destination unknown, no, Arbitrum, e qua si pagano un po' di fee, ma neanche tante, neanche spropositate, e vi fa mandare i bitcoin a un address bitcoin di Ren, vi fa aspettare 6 conferme, poi vi manda i Ren BTC su Arbitrum diretto. Vi serve un po' di Ether su Arbitrum già pronto per pagare poi le fee di mining dal Ren Bridge, quindi attenzione, non fatevi trovare sprovvisti di Ether, e per mandare gli Ether c'è il bridge di Arbitrum. Se qualcuno conosce un modo più economico per mandare Ether ad Arbitrum, siamo qua, siamo tutto re. Però per il momento mi sembra l'unico modo. Torno qua, poi vediamo FTX, bonifico SEPA o The Rock Trading Exchange italiano? Qua è una risposta a una domanda, mi sa, vediamo se me la trova, se io clicco.
Ci ricordi il modo migliore per versare denaro in criptovalute ora che Binance non permette SEPA? Ah, ok. Sì, guarda, io ti dico, io sono passato per quello FTX, mi trovo da Dio, veramente. Bonifici gratuiti sia in deposito che in prelievo, quindi super top. E prelievi gratuiti di cripto, tra l'altro uno al giorno, tranne gli ERC20, che lì se holdi almeno 15 FTT, hai anche un prelievo al giorno di ERC20, quindi non paghi mai fee di deposito e prelievo fiat e cripto, veramente top. E altrimenti solo ERC20 paghi il prelievo, però per il resto è top perché ci sono un sacco di mercati, veramente un exchange che ho smesso di shillare perché ve l'ho shillato troppo all'inizio, però continuo a essere dell'idea che è il migliore. Non mi arrivano i bonifici su FTX, strano, molto strano. 25 FTT, non 15, chiedo scusa, ho sbagliato. Poi dunque, dove siamo arrivati? Qua in fondo. DOT analisi tecnica. Andiamo a vedere DOT. Allora, DOT, non male, non male, non male. Vediamo il settimanale. Allora, settimanale un po' indeciso. Adesso vediamo come chiude domenica. Però, vabbè, a parte che è bullish, che è in un uptrend incessante, sono curioso di vedere come chiude domenica, perché qui, guardate, abbiamo questa resistenza statica sul settimanale che è abbastanza opprimente, ecco, il termine giusto, e se la riusciamo a rompere, pam, vedete, potremmo andare a cozzare poi contro i 9127 e anche più su. Quindi potremmo andare a rompere le scatole ai massimi storici, per capirci, e quindi accelerare anche un po' l'uptrend, perché per il momento la uptrend line è un po' questa, cioè in realtà possiamo farla in tanti modi, eh. Vediamo così, una roba del genere, boh. Sì, vabbè, lasciamo stare, però il canale è ascendente, massimi e minimi crescenti, quindi se andiamo a rompere pure qua continuiamo, acceleriamo il nostro uptrend e via. E comunque, ripeto, è una coin in uptrend, quindi ci sta a cercare i setup long. Sul daily potrebbe essercene uno in corrispondenza di questo cluster, 6500 dintorni, ed eventualmente anche con, insomma, da qui a scendere con lo stop loss sotto i 5100, tac, che è invece quest'altro livello. Questo vecchio top, livello abbastanza solido, quindi come stop loss è più che valido. Molto bene per DOT. Poi. Ciao Luke, finalmente riesco a tornare in live anch'io. Bentornato allora. Volevo chiederti una cosa. Secondo te, quale potrebbe essere una buona entry su Terra? Grazie del tuo lavoro. Allora, andiamo a vedere Terra, cioè Luna, tac. E anche lui è bello esteso, quindi mi spaventa un pochino, sta soffrendo anche lui, un po' come Solana, un po' come tutte quelle coin che hanno esteso particolarmente in questo periodo, e quindi c'è sempre da farsi la domanda canonica, no? Ma qual è il mio orizzonte temporale di riferimento? Come mi voglio muovere? Allora, perché? Lo dico perché abbiamo già un primo supporto, volendo, e lo stiamo testando proprio in questi giorni, 7100, tac. Qua, volendo, potrebbe fare un bel rimbalzino e andare di nuovo a fare qualcosa in questa zona e a costruire, no, un pattern che è tutto da vedere come lo costruisce. Io ripeto, come stessa cosa che ho detto su Solana, è steso veramente tanto, adesso c'è una fase un po' di scarico, quindi non lo so, potrebbe essere il momento in cui va a ritracciare in maniera un po' più profonda. Io sinceramente non correrei adesso a cercare l'entry dopo un'estensione del genere al primo ritracciamento, perché c'è il rischio poi di entrare vicini al top. Si potrebbe anche dire così, se, cioè il motivo per credere a un ritracciamento più profondo è la perdita di questi 7100, quindi andare un po' più in giù, tac, così. Perché andremo a creare un costrutto di top, che è questo, perdiamo il primo livello di supporto e la struttura poi è un po' compromessa e ci vuole un po' per recuperare una cosa del genere. E da lì l'idea del ritracciamento un po' più prolungato. Fintanto che non perdiamo questa zona, teoricamente la struttura è intatta, ma è altrettanto vero che, insomma, capite che il top è qui. E adesso le opzioni quali sono? Costruire una lateralità,
costruire un costrutto di top di questo tipo, oppure fare una sorta di accumulazione e poi continuare a rialzo. Queste sono un po' le possibilità. Probabilisticamente, dipende da dove andremo a fare il prossimo high, secondo me, la cosa più importante. Se il low si ferma qui e rimbalziamo, a seconda dei prossimi high e low capiremo un po' meglio, ma secondo me adesso è prematuro agire, proprio per l'estensione che incrementa in maniera pazzesca il rischio. Poi, dunque, ma i soldi messi in lending vengono conteggiati nel portafoglio con il quantitativo in borrow o con il collaterale? Dove? Dove intendi? Su Anchor? Perché cioè sono due cose diverse. Borrow lo prendi in prestito, mentre il lending lo dai e cioè tu quello che prendi in borrow lo puoi anche dare in lending. Quello assolutamente sì. Quando fai il portafoglio, dici per contabilità tua, ma lì dipende. Io in realtà quando... Cioè, io metto tutto insieme in un calderone DeFi, io il portafoglio lo fraziono per cripto e poi ogni cripto ha un po' il suo portafoglio, nel senso, esempio, Bitcoin, ho il portafoglio Bitcoin, Ethereum, tutto il resto. Fetta Bitcoin, la esplodo e c'è VBTC, RMBTC su Curve, quello su Saber, quello collateralizzato su Aave per prendere USDC, per metterli di qua, di qua, di qua. Tutte queste cose qua un po' esplose, però che fanno, afferiscono ecco al, come si chiama, alla fetta Bitcoin, questo è un po' il discorso. Per spostare stable Ethereum DAI verso Arbitrum vari L1 L2 si può usare AnySwap o Hop Protocol. Ti consiglio di darci un'occhiata. Hop Protocol lo conoscevo, ma ha implementato Arbitrum? Hop Protocol. Non lo sapevo che avesse buttato dentro Arbitrum. Ma che figata! Che figata! Velocissimi a implementarlo comunque. From mainnet to Arbitrum. Wow! Ma pure ad esempio. Ah, USDC, USDT e Matic. Non c'è Ether anche qua. Non c'è Ether. L'altro era AnySwap, hai detto. AnySwap. Vediamo. Crosschain Protocol, vediamo. Vediamo se c'è Ether, dunque vediamo, ETH, tac, da ETH su, ah non c'è qua Arbitrum però, non c'è, niente, qua mi sa che Arbitrum non è ancora arrivato, è per quello, cioè più che altro la difficoltà è nello spostare Ether, è quello il piccolo problema. Mi è venuto in mente una cosa perché ho visto, stavo guardando prima lì su, appunto su quel bridge e ho visto EURS. Io non so se voi conoscete Convex Finance, qui parlo un po' per chi ha capitali più alti perché comunque è su Ethereum, ma ci sono dei pool interessanti al momento su EURS. Su EURT, scusate, eccolo qua. EURT sul 34% di APY su Curve, tra l'altro si appoggia a Curve versione Ethereum, perché vabbè, Convex è un booster, è un autocompounder yield booster su Curve, che si appoggia esclusivamente alla versione Ethereum, purtroppo. Sarebbe bello vederlo anche sulle altre chain. E in sostanza quello che fa è prendere questi pool EURT, eccolo, tac, e pompare il più possibile le reward in CRV, perché è una balena di CRV Convex. Lui ha un potere di voto enorme, ha accumulato CRV e quindi boosta al massimo lo yield che si può ottenere. E quindi, che dire, conviene per farmare su Curve, su Ethereum. E niente, visto che è in euro, ve lo volevo dire. Tra l'altro, adesso c'è questo Fixed Forex, che è un nuovo progetto, cioè nuovo neanche tanto in realtà, però esce dalla testa di Andre Crogne sempre, quindi magari lo approfondiamo. Sono sulle valute più forti tendenzialmente, quindi magari ne parleremo anche di quello. Poi vediamo. Se abbiamo qualche altra domandozza, poi andiamo a vedere i graficozzi e via.
Allora, adesso ne leggo qualcuna dall'alto perché non ho filato nessuno. Cosa ci dici di sushi? L'ho sempre avuto nella watchlist, ma mai comprato nulla. A livello di feature sembra molto buono, forse sottovalutato, ma guarda, sushi come piattaforma è ottima, indubbiamente ottima. Il problema è che è un token farmabile e in quanto tale ci sono molti dumpatori. È vero che ci sono vari incentivi, al dare sushi, perché lo puoi trasformare in X sushi che ti dà una rendita, eccetera, eccetera, eccetera. Però non lo so. Secondo me sono sempre di più quelli che farmano e dumpano. Infatti, se andiamo a vedere il grafico, vediamolo, tac, non è proprio il migliore dei migliori. Però, oddio, non è neanche brutto, essere sinceri. Non è nemmeno brutto, ma nemmeno bellissimo, perché c'è sempre un sacco di pressione in vendita in alcuni punti. E adesso sembra che abbia fatto un lower high. Non lo so. Io i token farmabili tendenzialmente non li ho mai considerati, ma è una mia para, è questa. Non prendetela come oro colato, è una mia para perché guardate, Cake ad esempio è farmabile, ma è eccellente, quindi niente. Comunque è il momento di andare a vedere un bel graficozzo, un suo pensiero su una criptovaluta che si mina sui di dispositivi mobili, va de retro, perché tutto ciò che è minare sullo smartphone è fuffa per definizione, senz'altro. Poi, allora, tac. Benissimo. Tra l'altro, adesso vi faccio un teaser, un super teaser che adesso poi farò anche su Instagram in giro, eccetera. Lunedì, state sul pezzo, questo lunedì pomeriggio, perché arriva una novità che secondo me vi casa, è una delle prime novità che sto cercando di partorire da tempo e finalmente è il momento. Provate a indovinare di che cosa si tratta, sarete gasati, sono sicuro. E state sul pezzo perché lunedì vi rivelo questa prima novità. Bene, bene, non so perché l'ho detto adesso e non all'inizio, ma vabbè, troppe cose per la testa. Comunque, Bitcoin, andando a vedere due graficozzi, ve l'ho detto. Bitcoin è il solito Bitcoin, è sempre nella sua comfort zone, tra i 44.000 e i 50.000, non si è particolarmente agitato, è lì che rimbalza tra range low e range high, 40 giorni di range ormai. Il range low sta tenendo, su questo non c'è ombra di dubbio, perché guardate quante volte è stato attaccato e quante volte ha tenuto. Guardate l'ultimo, questo attacco con spike fin qua giù è subito assorbito, poi il riattacco successivo di nuovo assorbito e il target è sempre un po' adesso il 50.000. Vediamo. Queste due candeline rosse di ieri e di oggi, totalmente insulse, spentissime, fanno capire che non è che ci sia tutto sto mercato, no? Si sta ancora una volta adagiando Bitcoin. Quindi, come vi dicevo all'inizio, questo range o diventa un lower high o diventa una zona accumulativa. Se andiamo a rompere a rialzo, cosa resa un po' più complicata purtroppo da questo falso breakout a 52.000 che abbiamo fatto, lo dovremmo superare e quantomeno chiudere lì qualche candela. Però, scusate, se lo facciamo, andiamo a cozzare nella zona dei massimi e quindi questo sarebbe assolutamente bene. Al contrario, se andiamo a perdere il range low, facciamo il nostro lower high e andiamo a cercare il prossimo low e quindi è tutto di nuovo aperto, dipende tutto da lì. Al momento, di nuovo, il setup è sempre quello di potenziale entry in questo buco, stop loss nella zona dei minimi sotto i 39.000 e sotto ipotesi trend follower. Questa è un po' la possibilità che vedo lato speculativo. Però adesso dobbiamo vedere la struttura come si risolve, perché qua c'è questo bivio che ormai è da mo' che c'è e bisogna andare a decidere da che parte andare, a uscire dall'alto o dal basso. Per quanto riguarda invece il resto, dunque, poi è sul settimanale, anche qua aspettiamo domenica che oggi è venerdì, però vedete c'è il rischio un po' di dare direzionalità ribassista con questa stangata. Quindi vediamo, sarebbe il momento di andare a dare un po' di carica, se ci fosse. Si è anche formato un clusterino sul settimanale proprio a 49.000, guarda caso la sua resistenza. Poi, allora, Ethereum lo abbiamo già visto. Cosa possiamo vedere di bello quindi? Atom,
Che ne dite? Atom, è bello carico, Atom, non c'è niente da dire. Tra l'altro c'è questo possibile entry a 6.003 al momento, tac, vedete 6.003 e dintorni. Anche qui zona evidente sul settimanale, oppla, l'ha anche già sfiorata, vediamo un po' come si risolve. Poi che altro abbiamo? Avalanche, anche lei che continua a spingere come un toro scatenato, senza minimi ritracciamenti, subito assorbiti, quindi anche qua stiamo parlando di estensione non indifferente. BNB, che ho visto che qualcuno lo aveva chiesto, deve capire cosa fare da grande, perché abbiamo una situazione un po' incerta, abbiamo questo top molto arduo, questo lower high e questa zona adesso che è il lower high successivo, il low rimane sempre qui da queste parti, rimane solido anche lui, quindi dobbiamo capire un po' in che direzione vuole andare, se vuole ritracciare un po' di più oppure no. Se andiamo a vedere più da vicino sul daily, sostanzialmente abbiamo una zona di domanda molto estesa perché è tutta quest'area dagli 0008 in giù, fino a 0007 circa questa zona e lo stop lo si potrebbe mettere qua sotto, no? Più o meno, per dire, boh, finché questo rimane un range low e rimaniamo in lateralità, il setup va avanti. Chiaro che se lo perdiamo, questo diventa un top molto forte e la situazione non sarebbe delle migliori. Poi, che altro abbiamo di bello? Dominance, attenzione, dominance, primi segni di colpo di reni di Bitcoin, tra l'altro in corrispondenza proprio del minimo della dominance, 40%, tac, 1 e 1, 2. Vediamo un po' adesso come reagisce. Sono curioso di vedere se adesso va avanti per un po' a crescere la dominance. Potrebbe essere il momento in cui o appunto decide di fare un po' di rimbalzo e quindi si prosciugano ancora un po' le altcoin, potrebbe essere un momento di aspettare perché ci sono poi opportunità più interessanti se appunto questo continua a salire. Se al contrario la perdiamo e ricomincia a fare nuovi minimi, caspita, allora ci potrebbe essere una bella alt season in arrivo. Poi potremmo dare un'occhiatina alla market cap totale, che anche lei la stiamo seguendo molto da vicino, che non dice nulla di nuovo dall'ultima volta. Siamo sempre lì, abbiamo fatto un doppio massimo, vedete, cioè un retest dei massimi equal high qualche giorno fa prima del dump, e adesso, cioè questo è notevole, vi ricordo che è notevole, il mercato complessivo è ritornato a toccare i massimi, quindi è bullish, cioè adesso non so se vorrà fare la tazza, lì cap and handle, o come comportarsi. È andato a ritracciare fino al 38,2 di Fibonacci da questa zona a questa, tenendo come estensione questa zona. E adesso, ripeto, vediamo un po' cosa ha intenzione di fare. Se lo perdiamo, continueremo a ritracciare ancora un po' e vediamo quale può essere il prossimo target. Per il momento questa è un po' la situazione. Benissimo. Allora, vediamo, leggo ancora qualche domandina. HBAR è andato to the moon e stanziato 5 billion. 5 billion per sviluppi DeFi, NFT, eccetera? 5 billion? Davvero? Fatemi vedere questa cosa. HBAR BTC. Ammazza. Tra l'altro, guardate che spettacolo che si era adagiato tantissimo su questa zona di supporto e poi boom, via, to the moon, davvero. Al momento è molto esteso e la prima zona di potenziale dove c'è qualcosa, ecco, è quest'area enorme, tra l'altro, purtroppo, da 7,40 a 8,50, però il supporto vero e proprio è 7,40 sul settimanale. Vediamo, caspita, se ha stanziato veramente così tanto, potrebbe valer la pena anche fare un video su introduttivo, cioè su dove spieghiamo un po' il layer stesso, vediamo. Che adesso ho in programma quello su Algorand, che sto studiando come un esaminando più o meno. Ho visto che su crypto.com c'è un APY del 27% su USDT. Dove? Dove si trova? Crypto. Ma su Earn? Impossibile su USDT. Totalmente impossibile. Cos'è? Mica il 12%? Vediamo. Dov'è? Earn.
È qua, no? USDT 4,40, no, boh, non lo so, DeFi Earn, ma dov'è? Dov'è? Qua adesso non so dove si vedono i tassi di Earn. Ah no, io ho cliccato DeFi, forse ho sbagliato. Crypto Earn, eccolo qua. Ho cliccato l'Earn sbagliato. Supponendo di avere 3.500 euro di CoinStake, quindi la carta intermedia, sulle stable abbiamo il 12%. Quindi, tra cui USDT 12%. Sì, oddio, mi hai spaventato. Ho detto wow, cosa? Sulla DeFi Wallet. Ah, ok, ma che cosa si appoggia? A quale piattaforma si appoggia? DeFi quale? Quale? Ma forse sul suo swap? No, mi sembra strano. Si appoggerà, non lo so, Crypto DeFi. Ok, ma dovrebbe esserci scritto a cosa si appoggia. Vabbè, ci guarderò. Ma mi avete incuriosito di sicuro. Bene, amici, io adesso con questo vi saluto. Vado a vedere il DeFi Wallet di Crypto.com. Vi aspetto, mi raccomando, belli carichi lunedì. Guai a chi manca per il grande annuncio. Passate un buon weekend. Ringrazio come sempre chi si è abbonato con Amazon Prime, lo potete fare gratuitamente. Per me è una piccola donazione, quindi vi ringrazio sempre di cuore. Dovete farlo però ogni mese, non si rinnova da solo, purtroppo. DeFi Wallet, sì, ok, vado a vedere, giuro, giuro, vado a vedere. Basta, vi ricordo di nuovo, di passare un buon weekend, di fare i bravi e di essere sul pezzo lunedì. Guai a chi manca. Un saluto a tutti quanti e alla prossima!